Dopo apro la presentazione, buongiorno a tutti, ma comincio dalla penultima slide, no? Comincio subito dalla penultima slide, perché mi pare che gli interventi fino adesso hanno preparato bene il contesto dove ci stiamo muovendo. E nella logica di chi ha preparato la scaletta viene benissimo, adesso non lo sapevo, ma viene benissimo il mio intervento che parla di risorse, di cosa stiamo parlando. È talmente bene che vi vorrei tirare, chi ascolta, e saluto anche le persone che sono fuori Roma, insomma, che ci stanno vedendo, so che ce ne sono diverse, per dire che quello che racconterò, quello che illustrerò, dovrebbe portarci a riflettere su quattro parole chiave, secondo me, di cui parliamo moltissimo adesso nel nostro sistema. Catalogo delle prestazioni, LEPTA, livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, parere vincolante e formazione nella logica dell'interconfronto. Quello che racconterò lo racconto in modo tale da arrivare in fondo a fare delle riflessioni su queste quattro parole. E adesso ricomincio. L'argomento, le risorse e le problematiche connesse. Io appartengo, due parole giusto in presentazione, appartengo alle persone stagionate del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Ho cominciato a frequentare questi palazzi nel 2000 con l'ingegner Macchi. Sono stato uno dei primi 20 ispettori Seveso delle ARPA regionali, quindi già quella volta c'erano gli embrioni del sistema, l'idea che l'Enea, l'AMPA di quella volta, credo che ci sia Mossaverre che ascolta, Robotto, no, partengo di quelli lì, eravamo lì insieme. Ho cominciato a fare visite ispettive Seveso. Poi sono passato con Pini a fare visite rispettive AIA, e negli ultimi tempi più invece sono uscito dalla logica di fare le visite, anche se conservo per mille ragioni un po' di presenza sul territorio, che è tanta salute, rimanere anche dentro un pochino, vedere un po' come vanno le cose, e sempre di più in una logica più di sistema, e ultimamente da un po' di mesi, in particolare da quando lavoro con Luca Marchesi, che è il mio direttore generale, quindi in una logica di sistema, non solo di agenzie, a guardare questa attività proprio in una logica di prospettiva. E questo vi dico che, da un lato, l'esperienza maturata nel Friuli Venezia Giulia, il confronto con i colleghi, mette molto fascino nell'idea di affrontare l'organizzazione, la strutturazione del nuovo sistema, ma anche molta ansia. Molta ansia proprio quando andiamo incontro a quello che ci prospettiamo. Parliamo molto di vision adesso, oltre che di mission. Sono uno dei pochi ingegneri chimici di una volta. quelli di una volta proprio, no? E quindi il tema è, di fronte alle cose che ci siamo detti adesso molto bene in una logica di contesto, come fare? Perché dobbiamo tener conto dei vincoli che abbiamo rispetto a, quindi, delle prospettive, delle idee. Sentiamo l'ansia, l'angoscia quasi, e come fare? Allora entro nel merito, vediamo un po' se funziona, eccolo qua, velocissimamente di cosa stiamo parlando. Sistematicamente vado come AIA e Seveso, già mi disturba fare AIA e poi Seveso, dovremmo entrare nell'ordine di idee, ma traguardiamo fra qualche anno, dai, di ragionare insieme, AIA e Seveso insieme, ecco, non un capitolo e poi un altro capitolo, è anche una logica di formazione di mentalità. E faccio un inciso: noi quando parliamo di controlli significa andare a controllare sistemi di gestione. La cosa più importante, come ha detto prima il presidente, noi andiamo a verificare come il gestore controlla se stesso, da cui bene sgorbati quando ha detto: ma siamo capaci di fare questo, siamo preparati, abbiamo le figure per fare questo. Il campionamento fatto quel giorno ci dà un'informazione utile, potrebbe essere utile come metodo piuttosto come risposta in sé. Quindi parleremo di AIA statali, di AIA regionali, i numeri, lo riprendo, è questo, di Seveso sopra soglia e di Seveso sotto soglia. Questi sono i quattro capitoli. Adesso li riprendo in maniera sistematica. Purtroppo dobbiamo andare un certo ordine, li prendo in maniera sistematica. Cominciamo. AIA statali.
La fotografia del 2015, guardate, interessantissima. La fotografia del 2015 è poco tempo fa, perché in queste dinamiche un anno è niente, quindi potremmo dire che è attuale. Il 2016 è un anno importante per la Seveso, sull'AIA, diciamo, che va avanti, no? Ricordo che, se non ricordo male, eravamo marzo-aprile, il gruppo, io all'inizio facevo parte del gruppo di lavoro come operativo, proprio. Dopo che mi sono perso, mi sono messo a fare altre cose e sono stato, dei miei colleghi della professionista Giulia sono entrati e hanno fatto altro, però ho sempre seguito i lavori. Ricordo che a marzo-aprile dell'anno scorso abbiamo avuto un momento di crisi come gruppo di lavoro, perché ci stavamo dicendo, ma non riusciamo a recuperare i dati, no? I dati non sono sicuri, gli indicatori sono incerti, ma io sono veramente, non fa tutto quello. No? Abbiamo ballato perché sembrava che dovessimo fermarci e spostare il traguardo di presentazione del lavoro, e invece lì ci siamo trovati in una riunione del gruppo e ci siamo imposti comunque di finire e di restituire al sistema un dato, ancorché con delle incertezze e con degli errori, però dare al sistema questa informazione. Se oggi non avessimo questa informazione ci mancherebbe qualcosa, Presidente, ci mancherebbe qualcosa. Quindi sicuramente ci sono delle incoerenze nei dati, però guardate, ci siamo riletti, no? Insieme con i colleghi dell'ARPA, la Fenuta Giulia, non abbiamo letto la nostra regione, abbiamo letto un po' tutto il sistema, e a ben guardare le incertezze, il dato che manca, non incide sulla restituzione del sistema. Quindi ottimo lavoro, è stato fatto un ottimo lavoro su questo. Allora, di cosa stiamo parlando? Le AIA statali, ce ne sono 153 nel 2015, erano state programmate 95 visite ispettive, ne sono state svolte 82, poco più della metà. Distribuzione territoriale, questo è un dato anche importante. Siccome ci sono i minuti, sono 20, non si può entrare nel dettaglio, voglio arrivare veramente fino in fondo, però ci dà un'idea, vedete che sono i colori, sono anche i tipi, le caratteristiche di queste aziende AIA, però ci dà una distribuzione, uno spaccato anche del nostro territorio, uno spaccato sul nostro territorio che si riverbera anche su quelli che sono gli aspetti organizzativi di come vengono svolte le attività ispettive. Questo è lo spaccato, queste qui sono proprio delle immagini che sono tratte dal rapporto. Questo è un altro dato interessante, entriamo nelle risorse. Quante sono le persone, chiamiamoli ispettori, che nel 2015 si sono occupati di visite ispettive AIA nazionali? 15. Poi c'è un numero di supporto, questo abbiamo tanto discusso, il numero di supporto sono quelli che danno una mano, ma concentriamoci sugli ispettori per il momento, non che sia meno importante l'altro, ma sugli ispettori. 15, quindi un rapporto da 1 a 10, se vogliamo dare un numero, un indicatore di normalizzazione, se vogliamo, con un dato interessante, che ISPRA collabora con le ARPA, con le ARPA nell'esecuzione di queste visite ispettive. Sulla base della convenzione, quindi abbiamo già scritto a suo tempo un elemento di strutturazione, di organizzazione anticipatore del sistema, questo sarà da vedere come lo traduciamo nell'organizzazione futura, no? E i 15 ispettori sono affiancati, hanno la collaborazione dal sistema delle ARPA. Do una nota di colore, così sapete che anche questo nei consigli federali non è sempre passato bene come cosa particolarmente liscia, insomma, quello del supporto delle ARPA regionali rispetto al sistema dell'ISPA. C'è stato un momento anche conflittuale, se non ricordo male, era circa 2 anni e mezzo fa. No, ecco, è legato al fatto che sì, ma chi paga, su che bilancio sta, no? Questa cosa, attenzione, che era di quella volta, ma ce lo ritroviamo, ce lo ritroveremo nel prossimo futuro questo tema, no. Un altro dato interessante, ecco qui il dato non è un buon dato. Non è un buon dato, però è significativo lo stesso, no? Che significa l'attività di laboratorio, no? Abbiamo detto che i controlli sono orientati a vedere come il gestore gestisce se stesso, no? Però l'attività analitica tradizionale della verifica del rispetto dei limiti, credo che i tempi non siano ancora maturi per considerare irrinunciabile oppure superfluo e inutile, no? Tipica attività che viene svolta dalle ARPA, non siamo in grado, sulla base della ricognizione fatta nel 2015, di dire qual è il consumo di risorse dei laboratori rispetto ai controlli analitici sulle AIA,
però è un dato che magari potremmo immaginare nel prossimo futuro di affinare, anche per poi stabilire qual è il livello di prestazioni analitiche che devono accompagnare. Questo è molto importante quando andiamo a ragionare in termini di risorse e di LEPTA. Di LEPTA, è lì che dobbiamo arrivare noi, eh? LEPTA. No? E di rete di laboratorio. Ecco. Quindi non abbiamo il dato ancora, questo è un tema da affinare. Questo è un tema da affinare come raccolta. Credo che sia rinunciabile però affinare a questo sistema. Andiamo avanti così. Aree regionali. I numeri sono completamente diversi, no? È anche vero che la dimensione delle ARPA è diversa rispetto all'ISPRA. No? Parliamo di 5.756 aree autorizzate. La programmazione nel 2015 è stata di poco meno di 2.000. Non eravamo ancora nella programmazione sgorbatti, lo chiamo così, nella programmazione, cioè nell'applicazione della 46, dove si dice di stabilire una priorità sulla base di una valutazione del rischio di questa azienda. Nel 2016 abbiamo cominciato a lavorarci sopra, nel 2015 a lavorarci sopra, nel 2016 si è cominciato a programmare, nel 2017 direi che il sistema delle agenzie insieme con le regioni ha un buon livello di programmazione di questo tipo. Ne sono state fatte effettivamente 1803, questo è un buon dato, perché significa che quello che programmiamo di fare riusciamo a farlo. Dato importante come sistema, dato importante, vuol dire, e questo è possibile secondo me perché per le caratteristiche dell'AIA, cioè il pagamento della tariffa, bisogna dire a gennaio chi deve pagare la tariffica, quindi c'è un obbligo di programmazione iniziale, di responsabilità per tutti noi, poi significa budget, organizzazione, e questo può essere un sistema che può, adesso non c'entra con le AIA e i controlli, ma esteso, ampliato, ad altri asset della nostra attività. Dove sono distribuite le AIA autorizzate regionali? No? Vedete, io direi di vedere l'azzurro che un po' ci dà lo spaccato, no? Numericamente. Vedete che però tirate via 5-6 regioni dove c'è un numero consistente e l'altra si assesta su un target abbastanza costante. È interessante vedere le visite ordinarie fatte, no? Vedete, stiamo arrancando lì, stiamo arrancando. Nel 2015 arrancavamo e le visite straordinarie erano comunque molto poche. Mi viene in mente una cosa adesso. Vi ricordate che la legge 46 ci dice che le visite straordinarie si fanno compatibilmente con le risorse a bilancio, no? Questa cosa nessuno ne tiene conto, vorrei vedere l'autorità giudiziaria che chiede di fare una visita straordinaria e che noi diciamo di no perché non ce l'abbiamo a bilancio. Tutti, credo, il sistema, se c'è da fare una visita fuori dell'ordinario, si fa e tanti saluti. Dopo il bilancio, casomai, ne consegue. Questo è interessantissimo anche. Parliamo di numeri. Allora, anche qui, allora, chi avrà modo di leggere il rapporto vedrà che sono veramente tanti numeri, è un'attenta lettura, magari si possono anche estrarre altri elementi. Noi abbiamo pensato per la presentazione di oggi di concentrare l'attenzione sugli ispettori. No? Quindi chi io lo chiamo l'ispettore generico, no? Di cui io mi vanto di essere, no? Quello che sa un po' di tutto, un po' di naso e coglie le criticità. Ispettore generico perché stiamo facendo un regolamento degli ispettori, no? E quindi anche quando pensiamo a un regolamento dobbiamo pensare cosa vogliamo e qua Sgorbati diceva anche che capacità dobbiamo avere per fare l'attività di controllo. E il dato, che è un buon dato perché su 21 agenzie hanno risposto tutte, hanno risposto 20, ci dice che personale dedicato, che non vuol dire che fa classi di formazione, ma tutti fanno anche altro, questo è un classico, insomma, ma personale che ciascuna agenzia considera adeguato, formato, che quindi può andare, 718, chiamiamo gli ispettori, 718. Dopo c'è il discorso del supporto, gli altri due dati sui campionamenti, analisi di misura li abbiamo messi, però secondo me è un dato che non ci dice molto e forse probabilmente dovessimo fare una ricognizione, magari dando prima degli elementi più certi su cosa vuol dire, probabilmente ci ritroveremo delle informazioni diverse. Direi di lasciarlo perdere questo. Ecco, questo è come sono distribuito, un altro dato importante. Guardate, questo è un dato importante per i LEPTA. Per i LEPTA. Dove sono, dove stanno gli ispettori AIA? In molte situazioni l'ispettore AIA è anche un po' Seveso, no? E ci piacerebbe che l'ispettore AIA fosse un ispettore Seveso anche in prospettiva. Altro elemento da porre, no? Vedete come sono distribuiti? Un aneddoto, due dati li abbiamo recuperati ieri in corsa, non c'erano, perché non erano messi, perché non erano convincenti i dati, poi abbiamo fatto un paio di telefonate e alla fine li abbiamo recuperati.
dove sono distribuiti. Vedete che ci sono anche in questo caso tre ARPA che hanno formato, hanno preparato con dei percorsi dove ognuno magari ha scelto il percorso che voleva e ha un pacchetto che però è coerente col numero, no? Questo dato qui è abbiamo provato un po' a normalizzare, è la divisione, il rapporto tra le visite ispettive fatte e quanto personale dedicato, ok? Quindi vuol dire che nella campagna 14 visite ispettive per addetto, per ispettore. Se voi andate a vedere la Lombardia, il valore è molto più basso. Interpretazione, senso? Abbiamo più personale che si dedica per il numero di visite ispettive. Quindi non è importante il valore assoluto, ma è quanto rispetto alle AIA che sono presenti sul territorio. Secondo me la campagna dà una situazione di stress, cioè ho poche persone che si devono dedicare a un ampio spettro di... No. Questo in una logica di programmazione, di formazione, quindi della distribuzione delle risorse, può essere una scelta. Questa è una scelta del sistema su come formare e anche andare a trovare da qui a qualche anno il numero ottimale rispetto a quello che, come interpretiamo, debba essere fatto il controllo. Seveso. Qui il 2015 era l'anno horribilis, potremmo dire, no? Diciamo che dal 2016 riprende, vediamo la dimensione. Seveso soglia superiore, potremmo dire che nel nostro sistema è la più strutturata, no? Quella dove stiamo, lavoriamo di più con i vigili del fuoco, quindi solidi, possiamo dire veramente solidi. Parliamo di 564 aziende in Italia. Nel 2015 sono state programmate 17 visite Seveso, numero molto piccolo. Dove sono distribuite? Anche questo qua è un dato interessante. Questo magari lo saltiamo. Risorse. Nel 2015 ISPRA ha dedicato 7 unità di personale, lasciamo poi l'attività di supporto. Questo è il dato più brutto da mostrare, però di cui dobbiamo essere maggiormente consapevoli. Questo è l'andamento delle visite sopra soglia dal 2000, cioè da quando abbiamo cominciato, qua nel 2001 c'ero anch'io, quegli anni lì, e fino al 2015. Su questo potremmo vedere perché, ma lasciamo perdere, non ci interessa perché in questo momento. Guardiamo avanti perché le norme Seveso e l'AIA sono cogenti e ci danno dei ritmi con magari delle possibilità di superare se abbiamo valutazione del rischio, però attenzione che comunque ci mettono dei paletti. Su questo il sistema deve essere molto consapevole. Soglia inferiore, i numeri non sono come le AIA, vi ricordate, l'AIA era un ordine di grandezza differenza, 519, un po' di più proporzionalmente eseguite in alcune regioni, è partita, era già nel 2015, c'era questa l'attività ispettiva. Anche in questo caso un po' meno il fatto rispetto al programmato, e questo qua anche la distribuzione, vedete un po' dove sono messe regionalmente e quelle che sono state fatte, in questo caso anche molto piccolo il valore fatto. Risorse umane, io questo qui è un dato, non lo lasciamo perdere perché è così nel rapporto, però è un dato debole. È legato al fatto, ma non faccio solamente questo magari in una revisione oppure in un appendice del nostro rapporto dovremmo trovare. Adesso ritorniamo su come avevo cominciato. Perché catalogo? Perché LEPTA? Perché parere vincolante? Perché formazione? Catalogo, perché queste attività appartengono al nostro catalogo, al core business. È l'attività, la prestazione più importante che governa, che segue la pressione. Al di là della norma che ce l'impone. Io credo che tutti noi, ISPRA, agenzie, sentiamo la rilevanza che ha poter intervenire sul sistema di gestione delle aziende. Quindi è il catalogo. L'EPTA, questa è la partita delle partite, livello essenziale, prestazione tecnica ambientale. Il quadro che ci restituisce il rapporto
ci dice che non sarà banale stabilire qual è il LEPTA, quali saranno i LEPTA e come ci arriveremo. In questi giorni, anche io ho avuto modo di partecipare alla scuola, eravamo la settimana scorsa ed eravamo a Cagliari, e dobbiamo fare i conti non solo con quello che è l'aspetto delle risorse finanziarie, ma con i vincoli di assunzione. E allora mi viene la terza parola, parere vincolante. Cioè, dobbiamo entrare nell'ordine di idee, non tanto sull'AIA e sulla SEVES, ormai la legge c'è, ma sui prossimi interventi dove obbligheranno il sistema delle agenzie a fare degli interventi, a essere presenti sul territorio. Beh, noi dovremmo, io credo che come sistema, che nel parere vincolante dovremmo essere ben consapevoli delle risorse che abbiamo in gioco, in modo tale da poter offrire al sistema paese una prospettiva credibile, pena il rischio di essere superficiali. Pena il rischio di essere superficiali. Finisco con formazione nella logica dell'interconfronto. Io sono consapevole, sono convinto che il sistema ha un bagaglio di competenze enorme. Non abbiamo bisogno di formatori esterni. Abbiamo bisogno di cosa? Confrontarci perché potremmo aumentare l'efficienza, quindi ecco come possiamo migliorare il sistema, migliorare l'efficienza dei nostri controlli attraverso lo scambio delle informazioni, lo scambio delle esperienze, lo scambio delle pratiche migliori. Con questo augurio vi ho presentato proprio di brutto della situazione. Grazie.